Parco regionale della Spina Verde si estende sulla fascia collinare a nord-ovest di Como. Il suo nome deriva dalla particolare configurazione dell'area che, proprio come una spina, si allunga e si insinua fra i vari insediamenti urbani a cavallo del confine italo-svizzero. Il territorio del parco è attraversato da innumerevoli sentieri che consentono di effettuare vari itinerari sia di genere naturalistico sia storico-archeologico. Un primo itinerario consente di percorrere continuativamente un terzo del territorio partendo dal paese di San Fermo fino alla collina del Castello Baradello. Il cammino si snoda tra boschi di latifoglie e conifere fino alla cresta del versante lariano, dove si apre una serie di incantevoli viste panoramiche sul lago di Como, la città e i monti circostanti. Presso la baita Montecroce si incontra un laghetto. Da qui si può salire alla Croce di Sant'Eutichio. L'attuale croce si erge nel punto in cui già ne esisteva una in legno fin dal VI secolo al tempo di Eutichio, ottavo vescovo di Como. Fin dalla più remota antichità, l'area del parco fu interessata dall'insediamento di gruppi umani appartenenti alla cosiddetta cultura di gola secca. Ne rimangono tutt'oggi importanti testimonianze in alcune incisioni rupestri, nell'abitato protostorico di Pianvalle ed in altri luoghi ancora. Proprio a Pianvalle è stata ricostruita una dimora preromana del V-IV secolo a.C., che intende soprattutto rappresentare quelle che erano le tecniche edilizie utilizzate per la costruzione delle abitazioni. Ancora qualche scorcio panoramico su Como da un altro punto di osservazione. Poco dopo la cascina Raspaudi sotto, si incontra il Parco delle Rimembranze e si sopraggiunge quindi ai piedi del Colle del Baradello, da dove si sale al castello. Dell'antico fortilizio di epoca medievale rimane l'alta torre, che ancora oggi sembra ergersi in tutta la sua maestosità, a guardia della città di Como e del suo territorio. Un altro bel itinerario che attraversa gran parte del parco da ovest a est è il percorso chiamato confinale, perché in diversi punti corre parallelo alla linea di confine con la Svizzera. Si sale da Drezzo, per la pista forestale. In questa zona sono stranamente presenti piante non autoctone, come i pini marittimi. Più avanti si incontra la vera e propria palizzata di confine, al di là della quale si stendono i vigneti del Mendrisiotto. Varchiamo di qualche metro la frontiera per raggiungere il punto che segna l'estremità meridionale del territorio elvetico.
Una sentinella di legno vigila severa su confini, per la verità non esattamente inviolabili. Rientriamo in patria e troviamo a pochi passi l'area umida di Paré, una zona che costituisce l'habitat naturale di diverse specie di piante e animali. Merita comunque un approfondimento il sistema di delimitazione del confine italo-svizzero con i cippi. Ogni cippo riporta la data della sua installazione, che per i più vecchi è 1899 oppure 1921. Sono anche caratterizzati da un numero e da una lettera. Su un lato segnalano Italia e sull'altro, ovviamente, Svizzera. La cosiddetta linea Cadorna fu un sistema di fortificazioni costituito da trincee, camminamenti, postazioni d'artiglieria, osservatori, alloggiamenti per le truppe e strutture logistiche, approntato alla vigilia e durante la Prima Guerra Mondiale. Corre lungo tutto il confine italo-elvetico e doveva servire a contenere eventuali attacchi in questo settore da parte degli eserciti degli imperi centrali, che avessero tentato di invadere l'Italia attraverso la Confederazione Elvetica. Totalmente inutilizzata nel corso degli eventi bellici e successivamente abbandonata, oggi la linea Cadorna è oggetto di parziale recupero a scopo didattico, turistico e in quanto importante testimonianza storica. All'interno del territorio del parco ne sono visibili cospicui resti, anche molto ben leggibili. In particolare, l'area intorno al Sasso di Cavallasca offre la possibilità di conoscere da vicino un'articolata rete di installazioni. Il cosiddetto fortino del Monte Sasso è un dispositivo di difesa costituito da un notevole sviluppo di trincee, tuttora percorribili. Nella trincea da battaglia, l'interno del parapetto è dotato di un gradino in pietra di 40-50 cm, sul quale salgono i soldati al momento del tiro. Ecco un ambiente adibito a riparo per i combattenti in attesa di entrare in azione o come temporaneo ricovero per i feriti. Una postazione scoperta destinata all'installazione di una mitragliatrice leggera. Il parapetto in calcestruzzo dispone al suo interno di nicchie quadrate ove il soldato poteva stivare la riserva di munizioni. Alcuni tratti presentano un rivestimento a monte costituito da pali di legno che sostengono un graticcio a protezione di possibili frane. Le trincee hanno un andamento irregolare, un tracciato poligonale a salienti e rientranti, così concepito per meglio proteggersi dai tiri di rovescio e di infilata. Ancora un camminamento, lungo alcune decine di metri, che permetteva il passaggio sotto il fuoco nemico da una trincea all'altra, così come il trasporto e la distribuzione dei rifornimenti.
Prima di scendere a valle, una sosta al balcone panoramico del Monte Sasso per un ampio sguardo a sud verso la pianura. E tornando infine verso il paese di Cavallasca si incrocia il Seveso, che trova le sue sorgenti proprio all'interno del parco, poco più a monte, e che scorrerà verso Milano per 52 km. Una serie di belle passeggiate dunque, con pochi momenti faticosi e quindi adatte a molti. Con tanti altri luoghi da esplorare e scoprire, circondati da un paesaggio naturale attraente e ospitale.